Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. Parlare di strade e piazze, come faremo adesso per Prato, significa ragionare non solo dello spazio fisico di una città, ma anche del suo spazio storico, della sua vita passata e presente, che si rispecchia con suggestiva evidenza negli edifici e nei tanti segni e manufatti che compongono una struttura urbana. Il tema è estremamente complesso e noi cercheremo solo di dare qualche sommaria indicazione. Invitiamo però i telespettatori ad approfondire l'argomento per loro conto, con i numerosi mezzi disponibili, utilizzando guide, pubblicazioni, sempre dedicate a Prato, che esistono e si possono agevolmente procurare presso librerie o biblioteche, oppure all'azienda di turismo. Vi invito anche a approfittare di visite guidate che vengono organizzate, in particolare dall'Associazione Amici dei Musei. Ma soprattutto vorremmo invitare a prendere in seria considerazione, accanto all'uso di altri strumenti di informazione e cultura, anche un miglior impiego delle possibilità di conoscenza che offre un tessuto urbano. Non solo nei suoi luoghi particolarmente legati ad importanti vicende storiche o nei più significativi monumenti d'arte, ma anche negli elementi cosiddetti minori, che poi compongono la maggior parte di una città. Leggere nelle strade e nelle piazze, sulle facciate degli edifici, nell'arredo urbano, nel sovrapporsi di manufatti funzionali ed estetici, la stratificazione visibile del vario agire individuale e collettivo, le realizzazioni e contraddizioni di una società, è esercizio di estremo interesse che aiuta a rendere più duttile e profonda la comprensione delle idee e degli oggetti. La città, e soprattutto quella sua parte dove la stratificazione storica è più ricca, cioè cosiddetto centro storico, è insomma anche un prezioso mezzo di educazione permanente. Un libro affascinante ed insieme un suggestivo album di immagini dove sono visualizzate azioni ed idee, aspirazioni e contrasti, sogni e lavoro, gusti e fantasie di tutta una società attraverso i secoli. Comprendere in questo modo la città vale ad ampliare la possibilità di conoscenza e comprensione anche verso ambiti spaziali, temporali e culturali sempre più vasti, dalla città al mondo. La via, la strada, che propriamente significa via pavimentata, è già di per sé oggetto, termine e simbolo di profonda suggestività, in quanto si riferisce direttamente all'essenza stessa della vita, tanto nell'ordine spirituale che in quello fisico. Essenza che è movimento, percorso, azione e tensione verso una meta. Io sono la via, dice il Cristo, la via del bene, della luce, della perfezione. La via. I protoni, i neutroni, i fotoni percorrono la loro orbita, cioè la loro via, intorno al nucleo degli atomi che compongono la materia. Così come fanno gli astri, i grandi corpi celesti, nelle vie dell'etere. Gli animali migratori hanno le loro rotte ed i loro passi. Gli uomini della preistoria, cacciatori e raccoglitori, ebbero i loro primi vaghi, labili sentieri verso le fonti ed i luoghi delle più ricche risorse spontanee. Pastori, agricoltori, cercatori di minerali, mercanti, ebbero nei millenni successivi
tratturi e piste meglio definite, finché civiltà più evolute ed organizzazioni statali più salde non portarono al costituirsi di vere reti stradali in Mesopotamia, nell'impero persiano, poi in quello romano o in quello degli Incas, nel Perù. Nascono così pavimentazioni e carreggiate, che sono i precedenti storici delle ferrovie e delle moderne autostrade. Fu spesso in corrispondenza di luoghi geograficamente favoriti, lungo piste o strade pur primitive, che sorsero, già nella protostoria, stabili nuclei abitati, evolutisi poi in villaggi e talvolta in centri maggiori, cioè in città. Entrando fra le costruzioni dell'uomo, prima capanne ed in seguito edifici in legno o muratura, sempre più complessi e differenziati, la strada divenne elemento di un nuovo ambiente, un ambiente artificiale, non definito da rocce, corsi d'acqua, vegetazione, bensì da mura e da altri manufatti degli uomini. La strada diventò un luogo scenico essenziale della vita associata. Nasce così, e naturalmente si trasforma, si evolve, si differenzia secondo i tempi e le civiltà, lo spazio urbano, che è un fatto architettonico, quindi artificiale. Un'architettura però di esterni, che ha per elementi gli edifici, così come questi hanno i loro elementi nelle mura e nel tetto. Uno spazio che, fin dalle antichissime città dell'Indo e della Mesopotamia, diventa sempre più organizzato e ricco di significati simbolici ed estetici. Uno spazio organizzato appunto anche dalle strade e che trova i suoi punti focali in aree più ampie, le piazze, che soprattutto con la civiltà greca, con la classica agorà, diventano essenziali luoghi di incontro, di azione e comunicazione, oltre che nodi dell'espressività dei valori estetici di un tessuto urbano. La città di Prato, ne abbiamo visto finora sullo sfondo una bella sintetica immagine settecentesca, è una stampa di Fabbroni e Ringle, circa del 1746, la città di Prato, dicevo, ha una struttura essenzialmente medievale, parliamo ovviamente del centro storico, ma è molto probabile che alla sua origine siano insediamenti assai più antichi, sorti in relazione con piste e poi con strade che attraversavano la pianura e da qui si diramavano verso le vicine montagne, la Val di Bisenzio e la Val de Fadana. Vedremo subito quali sono comunque i nuclei medievali, generalmente riconosciuti dagli storici, che si fusero poi a formare la città di Prato. Una città che non fu molto grande per dimensioni nei secoli passati, ma che fu, ed è tuttora nel suo centro storico, assai bella. Una città che fu una repubblica, che seppe crearsi un suo spazio ed una sua cultura. Una città nata come centro religioso, politico, culturale, come elemento coagulante di un territorio, anche come mercato, e che ha prodotto poi, col tempo, il grande centro industriale odierno, con le sue realizzazioni ed i suoi problemi. Una città che oggi può trovare anche in una migliore conoscenza di sé, del suo passato, della sua cultura, elementi per guardare con più sicurezza al futuro. Ma prima di entrare nella sua struttura urbana, vediamo Prato in alcune sintesi panoramiche attraverso il tempo. Ripetiamo che qui si parla essenzialmente del centro storico, della città murata, cioè cinta dalle mura, dalle fortificazioni. Centro storico che del resto, sino alla fine dell'Ottocento, costituì la città quasi per intero, poiché al di fuori delle mura i sobborghi erano molto limitati, avendo una popolazione di poco più di 10.000 abitanti. Nel 400 gli abitanti della città, del resto, erano addirittura meno di 4.000, mentre oggi il centro urbano, coi nuovi quartieri, si identifica quasi col comune di Prato, che ha, come sapete, 160.000 abitanti. Vediamo qui la città in un'altra stampa settecentesca della fine del secolo. Notate sulla sinistra dell'immagine
presso la cupola di Santa Maria delle Carceri, due alte torri che non esistono più. Sono le torri di vedetta del castello dell'imperatore, demolite appunto alla fine del Settecento. Un'incisione dovuta all'architetto pratese Carlo Bacci, con la città inquadrata fra grandi alberi dalla folta chioma, di gusto chiaramente romantico. Siamo nel primo Ottocento. Una veduta sintesi moderna della città antica però, dipinta da Fulvio Pendini nel 1970. Infine una foto aerea parziale della città murata. In primo piano, in basso, vediamo appunto le mura trecentesche. Subito sopra la zona conventuale con San Vincenzo, San Domenico, San Nicolò. Più in alto, da sinistra, la cattedrale, il Palazzo Pretorio, il Cicognini. Ancora sopra il Mercatale. Sono visibili il portico delle Case Nuove ed il campanile di San Bartolomeo. Più a destra, raggruppati, Santa Maria delle Carceri, con la cupola, il Castello dell'Imperatore, la facciata di San Francesco. Per un approccio alla lettura di questa antica ed importante struttura urbanistica, insieme razionale e riccamente espressiva, ne esamineremo sempre in breve quattro piazze che sono, per usare termini specialistici, altrettanti poli o fuochi urbani, cioè nuclei, centri di irradiazione e sviluppo con diverse origini e funzioni nel contesto della città. Vediamoli delimitati su questa pianta monumentale del centro storico. Sono A, Piazza del Duomo ed adiacenze, corrispondente all'antico Borgo Alcornio. B, Piazza Santa Maria delle Carceri, col castello, località dove si apriva, circa il 1000, il prato degli accampamenti e dei mercati, che dette poi il nome all'intera città. Era un prato specializzato, con delle funzioni particolari, quelle appunto di accogliere le milizie di passaggio e di mercanti. In C vediamo Piazza del Comune, sede del potere politico fino dalla fine del 200. In D, Piazza Mercatale, la grande Piazza Mercatale, polmone della città e ad un tempo luogo deputato di speciali attività e funzioni a livello cittadino e territoriale. In questa prima parte della nostra chiacchierata parleremo delle tre prime piazze. La Piazza del Duomo in una veduta aerea, uno spazio ampio articolato in due zone, una sul fianco sud della cattedrale di Santo Stefano. In questa immagine bisogna figurarsela oltre la chiesa ai piedi del campanile, l'altra davanti alla facciata della stessa cattedrale. In quest'area, che è abbastanza ampia per una piazza medievale, era l'antico nucleo abitato di Cornius o Borgo Alcornio, documentato dall'anno 874, intendiamo 874 prima del 1000. Allora questo abitato era già sede di propri magistrati, gli scabini, tipici dell'amministrazione franca. Ma l'abitato doveva essere assai più antico, forse romano, e il nome verrebbe dal latino Cornius, cioè la pianta del ciliegio corniolo. Ma forse anche l'abitato aveva origini preromane. Ed il nome potrebbe riferirsi allora all'antichissima radice ligure, corn. Per liguri qui si intende non i genovesi, ma l'antichissimo popolo di origine afro-iberica che prima del 1000 a.C. si stabilì anche nelle nostre zone. Qui comunque in quest'area sorgeva, in epoche più recenti, nei tempi cristiani, la chiesa plebana e prepositurale di Santo Stefano al Borgo Cornio o Borgo Alcornio, fondata secondo una tradizione nel V secolo, nota per documenti dal 900 prima del 1000, ma certo doveva essere assai più antica, divenuta cattedrale nel 1653. Questo è il centro della cattolicità pratese.
Come la vediamo oggi, la chiesa è uno splendido monumento duecentesco, parte in stile romanico, parte gotico, con un'architettura di viva originalità per l'uso dei materiali policromi, che sono alberese bianco della Calvana, il marmo verde di Prato e la grigia pietra arenaria. Nel Rinascimento la chiesa fu un'officina d'arte di importanza, possiamo dire internazionale, dove lavorarono Donatello, Paolo Uccello, Filippo Lippi ed altri grandi maestri. Sino alla fine del 200, la piazza del Duomo era limitata all'area laterale alla chiesa. Davanti alla facciata erano edifici e addirittura i palazzi e le torri che erano sede del governo della Repubblica Cittadina di Prato. Voi sapete che Prato in antico fu una città-stato, una città-repubblica. Queste costruzioni, questi palazzi pubblici, furono però danneggiati gravemente alla fine del 200 durante una sommossa ghibellina. Il comune decise allora di demolirli e di aprire una nuova grande piazza. È da ricordare che ai primi del 300 il comune di Prato dette speciali norme urbanistiche ed estetiche per la costruzione dei nuovi edifici davanti alla chiesa, che dovevano essere allineati, e infatti lo sono ancora, anche se le facciate sono cambiate, dovevano avere uguale altezza e dovevano sorgere su pilastri ed archi in pietra. Alcune tracce di arcate in bozze di pietra alberese sono ancora oggi visibili verso l'imbocco di via Firenzuola, di via del Pesce. L'originale piazza della Pieve, cioè la parte minore dell'attuale piazza del Duomo, ebbe come fondale il fianco della chiesa, che vediamo in questa immagine. Il solenne motivo delle arcate su pilastri, arcate sottolineate dal giuoco del marmo bianco e verde, accompagna suggestivamente la presenza ed il movimento delle persone. È un motivo, questo delle arcate, che ritma lo spazio, dà una misura di dignità ed armonia. Un bellissimo fondale per una piazza. Qui abbiamo due vedute dello stesso motivo architettonico ambientale in foto del primo Novecento. La carrozza, l'uscita dalla messa. La disposizione degli edifici che delimitano la piazza esalta in modo particolare la presenza della cattedrale. Anche il palazzo vescovile, sulla sinistra, arretra per lasciare scoperta parte del lato nord della chiesa e per di più presenta qui una breve facciata, ariosa e leggera, traforata da logge. Vediamo questo rapporto fra edifici in una stampa francese del 1852, incisa da Eugène Cicéry. La vediamo anche in una foto degli anni 50 ed in una recentissima, coi ponteggi per il restauro dell'esterno della cattedrale. La situazione non è molto cambiata, l'ambiente è ben conservato. La ricca materia policroma della cattedrale spicca tra le facciate intonacate dei palazzi. Un fatto determinante per la decisione presa dal comune di ampliare la piazza, decisione che risale, ripetiamo, ai primissimi del 300, fu il grande afflusso di pellegrini provenienti da tutta la Toscana ed oltre alle ostensioni del Sacro Cingolo della Madonna, l'insigne reliquia che si custodisce in cattedrale fino dal 1174. Il rito, qui ne vediamo alcune immagini, si ripete ai nostri giorni con uguale solennità e partecipazione. È da notare il rapporto esistente fra il celebre pulpito, capolavoro di architettura e scultura rinascimentale, e lo spazio della piazza. Il pulpito realizzato da Donatello e Michelozzo fra il 1428 e il 1438 è come una cerniera visiva che unisce le due parti della piazza, quella più antica, la minore, e la più vasta, trecentesca. Le strutture concentriche del pulpito si irraggiano nello spazio.
si proiettano, per così dire, verso l'osservatore e verso l'ambiente. Questa struttura rinascimentale fu preceduta da un altro pulpito, posto sempre sull'angolo della cattedrale, che risaliva al 300. L'edilizia che delimita lo spazio della piazza è tutta di origine medievale, ma venne ampiamente modificata dal 500 all'800 in forme di sobria eleganza, di grande regolarità, ispirate ad una misura di carattere rinascimentale. Intonaci e cornici in pietra arenaria fanno risaltare per contrasto, come già si è detto, la bella mole ricca di colore della cattedrale di Santo Stefano. In questa foto del primo Novecento emerge in particolare, quasi al centro dell'immagine, il neoclassico Palazzo Vestri o Stella d'Italia, costruito all'inizio del secolo scorso dall'architetto pratese Giuseppe Valentini. Sul posto del palazzo sorgeva, fino al 400, l'antichissimo battistero di San Giovanni Rotondo. Si noti in questa foto anche l'arredo della piazza. È da dire intanto che la pavimentazione in lastre di pietra, tuttora esistente anche se più volte rinnovata, risale al 700. In precedenza, a partire dal 500, la piazza era pavimentata in mattoni messi per coltello, con spartizioni ornamentali in liste di pietra che formavano dei riquadri e dei disegni. Si noti sempre in questa foto la fontana del Pescatorello, detta popolarmente del Papero, costruita nel 1863, che sostituì una grande vasca seicentesca disegnata da Ferdinando Tacca, che è lo stesso autore della Fonte del Bacchino, vasca che si trovava nell'attuale Largo Carducci. Da osservare anche il monumento ottocentesco a Giuseppe Mazzoni e, a destra, quello a Gaetano Magnolfi del 1908. Quest'ultimo monumento fu poi trasferito in piazza Santa Maria della Pietà, dove si trova tuttora. Circa la statua del Magnolfi ci furono, a suo tempo, delle polemiche. E così si tardava ad inaugurare il monumento, finché l'autore, che era lo scultore pratese Oreste Chilleri, non andò, lo scoprì, liberandolo dai teli che lo paravano, e se lo inaugurò da sé. Episodio curioso della vita cittadina del primo Novecento. Notiamo anche in questa immagine, sul sagrato della cattedrale intorno alla fontana, i bei lampioni a gas che, come gli altri sparsi per la città, risalivano al 1865. La piazza del Duomo fu sempre sede di spettacoli e di manifestazioni di ogni tipo. Dal 400 al 700 vi si svolse il gioco del pallon grosso, che oggi è stato ripreso in altre sedi. Era anche allora un gioco molto vivace, con una ricca cornice di costumi ed apparati. Nella foto vediamo l'inaugurazione del monumento al patriota pratese Giuseppe Mazzoni, triumviro della Toscana, inaugurazione avvenuta nel 1890. Per l'occasione sembra che le facciate dei palazzi fossero state tutte rimbiancate e restaurate. Per concludere con Piazza del Duomo, abbiamo una veduta attuale dei palazzi sette-ottocenteschi nel settore nord, con le loro facciate sobrie ed eleganti al tempo stesso. Passiamo ad un altro polo, ad un altro nucleo focale della città murata, a poca distanza dalla cattedrale, che è visibile in alto a sinistra. È la zona del Castello dell'Imperatore, la zona dove, secondo vari storici, circa il 1000 si apriva il prato esterno alle fortificazioni del Borgo Cornio. Un prato, come già si è detto, specializzato, dove sostavano le milizie e si tenevano i mercati. Questo polo militare e mercantile era vigilato da un fortilizio probabilmente antistante il duecentesco castello imperiale, sul lato cioè della piazza.
In un palazzo presso questo fortilizio risiedeva, secondo un documento del 1027, il conte Ildebrando, che fu capostipite della famiglia Alberti, la quale ebbe il titolo di Conti di Prato. Il titolo di Conte di Prato risale a circa il 1103. L'influenza di questi sovrani feudali fece sì che Prato, dal quartiere esterno di Cornio, finisse per assorbire l'antico abitato e per dare il nome all'intera città. Nell'immagine, fra il castello e l'attigua chiesa di Santa Maria delle Carceri, sono visibili gli scavi archeologici condotti nel 1974. Furono trovati allora i resti del fortilizio precedente, oltre che tracce ancora più antiche della presenza dell'uomo nella zona. Fra l'altro addirittura una punta di freccia preistorica, neolitica, in diaspro rosso del Monte Ferrato. Il castello attuale fu costruito circa il 1246, durante un periodo di preminenza ghibellina nel governo della Repubblica Cittadina di Prato. Fu voluto dall'imperatore Federico II di Svevia e si ispira all'architettura dei castelli imperiali dell'Italia meridionale e della Sicilia, però con note di stile locale nei portali. Splendido il gioco geometrico delle torri che vediamo in questa immagine. L'ambiente urbanistico ed architettonico intorno al castello è molto complesso. Nell'immagine a sinistra sono strade ed edifici recenti, via Dante, viale Piave. A destra ed in alto è invece una parte della città antica, molto armoniosa nel reticolo delle strade e delle piazze, nell'alzarsi dei palazzi, si vede a Cicognini, e delle chiese. La varietà e bellezza dell'ambiente urbano, ed oltre questo la cornice dei monti pratesi, si apprezzano magnificamente dall'alto del cammino di ronda del castello. Accanto al fiero edificio militare, una chiesa dedicata alla Madonna è sorta per volontà popolare in ricordo di un evento prodigioso e gentile. Santa Maria delle Carceri, costruita a partire dal 1484 sul disegno di Giuliano da San Gallo, è uno dei più celebri capolavori dell'architettura del Rinascimento. La purezza delle linee e dei volumi, incentrati dalla cupola, armonizza pienamente coi ritmici giochi geometrici delle torri del castello. Tornando nel nucleo più centrale della città antica, osserviamo da sopra i tetti il rapporto fra due delle più significative emergenze monumentali: la cattedrale ed il palazzo pretorio, la presenza religiosa e quella politica. Questo vale ad introdurci in un altro polo della struttura urbana, la piazza del comune, sede del potere politico-amministrativo. Qui la vediamo in una stampa del 1802, però disegnata probabilmente alla fine del Settecento. Gli antichi palazzi pubblici della Repubblica Cittadina di Prato erano, come si è detto, in piazza del Duomo, ma gravemente danneggiati alla fine del 200 durante una sommossa ghibellina, furono demoliti per ingrandire la piazza. La Repubblica, un libero comune, si creò così nuove sedi ed uno specifico spazio urbano. Nacque così l'attuale Palazzo Pretorio, che è costituito da due parti, una in mattoni romanica duecentesca, l'altra trecentesca gotica, con bifore e scalone esterno. Palazzo che è una delle più prestigiose sedi pubbliche di governo pubblico della Toscana. Qui si riunivano le assemblee ed avevano sede i capitani del popolo. La piazza antistante venne ampliata nel 400 e ricevette infine l'aspetto attuale, in forma quasi di sala all'aperto, sul finire del 700, quando l'architetto pratese Giuseppe Valentini costruì la facciata neoclassica del Palazzo del Comune, con i suoi portici, che però esistevano già in antico, perché il palazzo è di origine trecentesca ed era in antico sede dei tribunali. La piccola piazza fu sempre fervida di vita pubblica, luogo di manifestazioni, feste, cerimonie. Qui ne vediamo l'addobbo per una qualche celebrazione svoltasi ai primi del Novecento. La piazza fu anche luogo di ritrovo, coi suoi caffè,
con i tavolini all'aperto. Proto e Novecento si tenevano pure spettacoli di caffè e concerto, con i suoi negozi dalle elaborate mostre di stile neomanieristico e liberty. Qui vediamo alcune immagini del primo Novecento. Oggi la bella piazza con le sue architetture, la fontana barocca del Bacchino, copia dell'originale risalente al 1659, e l'ottocentesco monumento Francesco Latini, è molto più silenziosa. Si pensa però di rivitalizzarla, anche nel quadro di un generale recupero del centro storico, che è elemento essenziale per la cultura e la vita di tutta la città. Per adesso fermiamoci qui, davanti a queste direi commoventi espressioni della nostra antica storia, che sono anche un monito ed un invito ad andare avanti, a progredire. In una prossima puntata vedremo altri ambienti urbani della vecchia e della nuova Prato.